Ecco, come siamo già nella quarta domenica di Quaresima e come sapete la Chiesa sceglie le letture più forti in questo periodo perché Quaresima è il periodo più forte e più importante in tutto l'anno. E come sapete si finisce questo periodo con la settimana più forte in tutto l'anno, la Settimana Santa. Così oggi abbiamo letto questo famoso brano dell'uomo nato cieco e Gesù ha dato la vista a questo uomo nato cieco. E ecco, abbiamo detto almeno una volta che nel Vangelo di Giovanni il suo Vangelo è speciale. Gli altri tre Vangeli si chiamano i sinottici e sono molto simili, mentre Giovanni è abbastanza diverso perché San Giovanni ha scritto il suo Vangelo quando aveva probabilmente almeno 80 anni e anche era l'apostolo più giovane, così lui aveva tempo di pensare, ma chi è Gesù? Di contemplare, di meditare. E così si chiama San Giovanni il teologo. Il Vangelo suo è forte. Poi ci sono tanti teologi oggi che non piacciono questo Vangelo perché tanti teologi oggi purtroppo vogliono presentare Gesù soltanto come umano, non divino. Vogliono presentare Gesù uomo ma non Dio uomo insieme. Perché nel Vangelo di Giovanni è molto chiaro, Gesù è Dio, il figlio di Dio. E perciò nel Vangelo di Giovanni bisogna leggere le cose almeno a due livelli. Si legge questa storia oggi, ma sempre, soprattutto con Giovanni, c'è un altro livello più profondo, spirituale, che noi dobbiamo capire oggi in questo bel brano del Vangelo. Sapete che questo brano del Vangelo era così importante che la Chiesa primitiva usava questo brano proprio per preparazione al battesimo, per quelli che preparavano per battesimo, era così importante. E proprio qui in questo brano San Giovanni sta insegnando proprio del battesimo. E che vuol dire di aprire gli occhi di qualcuno che è cieco. E tutti, Gesù come un profeta ha fatto tutte le cose con questi segni, perché la parola segno vuol dire di andare al di là della cosa fisica. È un segno che indica qualcosa più grande. Così il primo livello è che questo uomo è guarito dalla cecità. È interessante anche qui che gli apostoli hanno parlato a Gesù, ha detto Rabbi. Avete capito che anche a quel punto lì gli apostoli ancora la loro fede non era tanto forte, perché se loro credevano veramente che Gesù chi è, non avrebbero detto Rabbi ma almeno Kyrie o Signore, invece hanno detto Rabbi. Così hanno chiesto questa domanda, ma chi ha peccato? Questi farisei stanno parlando da sotto, non capiscono niente. E a un certo punto è una domanda un po' ridicola, perché hanno detto, se i genitori hanno questo uomo, ma come quel uomo può essere peccatore, nato cieco, come è possibile di fare i peccati nel grembo della mamma? Cioè, è un po' ridicolo questa domanda dei farisei. E così, ecco, noi stiamo veramente, si capisce, non è i genitori, come Gesù ci dice molto chiaro. E allora stiamo veramente trattando della cecità del peccato originale. Perché questo uomo rappresenta non soltanto se stesso, ma lui rappresenta tutta l'umanità. E l'umanità è nata ciechi a causa del peccato originale da Adamo e Eva. E questo difetto è passato da tutte le generazioni fino a noi. Proprio per questo voi portate i vostri bambini per battesimo.
E così questo Gesù illumina, e lui non soltanto darci di capire, ma anche una nuova nascita in questo. E così Gesù non parla della nascita biologica, ma Gesù è venuto fin dal paradiso fino alla terra per poter offrirci tutti noi di guarirci dalla nostra cecità, dal peccato originale. E così, ecco, questo miracolo è veramente rappresenta il miracolo che succede per ognuno di noi quando siamo stati battezzati. Quando siamo stati battezzati c'era un miracolo molto più grande, più forte in battesimo, però non si vede con gli occhi, ma qualcosa molto, molto più grande. E così, ecco, questo uomo è un buon soggetto per Gesù in questo Vangelo, perché lui è povero, umile e semplice, aperto di ascoltare Gesù, mentre i farisei, un'altra cosa totalmente diversa, sono rigidi, molto tutta la legge, ogni cosa, non era aperto a Gesù, proprio perché questo uomo era semplice e umile, non era bloccato le grazie di Dio. E Gesù ha detto che questo, ha detto nel Vangelo che se queste cose belle siano fatte mentre c'è la luce del mondo, perché quando arriva la tenebra non c'è più. E questo è un ammonimento per tutti noi, un avvertimento per tutti noi. Perché per tutti noi Gesù viene nella nostra vita a diversi momenti, e quello è il momento di rispondere, perché se no forse la luce, cioè Gesù, non torna più. È un ammonimento di non perdere la nostra occasione, come ha detto nel Vangelo di oggi. E si può leggere anche un altro livello qui di San Giovanni, che lui sta parlando anche del popolo Israele, che Israele, la grande maggioranza degli ebrei hanno rifiutato Gesù, e guarda ciò che è successo. Dopo 100 anni non c'era più il paese Israele, totalmente distrutto, tempio distrutto, ogni cosa distrutto, perché hanno rifiutato Gesù. E così, ecco, adesso, e poi interessante anche questa cosa qua, che Gesù ha sputato, spalmato gli occhi. Di nuovo, questo è un altro segno che come si fa anche in battesimo. Perché Gesù usa le cose semplici per significare cose grandi. Questa è proprio la definizione di un sacramento. Un segno che si vede istituto da Gesù Cristo per dare la grazia. E allora lui prende questa sputa, e come quando il bambino in battesimo e il sacerdote lo unse, no? Ungere, no? Nel battesimo, come anche Gesù in questo stesso modo. E così Gesù si serve di cose così semplici come la terra, la polvere, come anche in battesimo usa acqua e olio. E anche San Agostino ha accennato questo, che si legge nell'ufficio divino oggi per questa lettura. Adesso vorrei molto brevemente di parlare, in questo brano stiamo parlando di due viaggi, un viaggio verso Gesù e un altro viaggio più lontano da Gesù, uno verso il paradiso e uno verso l'inferno. Così, ecco, questa guarigione degli occhi dobbiamo vedere come un viaggio. Guardiamo le tappe della conversione di questo uomo nato cieco. E poi c'è un altro livello, bisogna capire in questo Vangelo di Giovanni, che alla fine del primo secolo della Chiesa c'era una grande lotta, no? Al sinagoga, perché tanti ebrei hanno cominciato di credere in Gesù, sono andati nella sinagoga, no? E quando hanno cominciato di esprimere ciò che
scoprivano la verità, i farisei erano arrabbiati, interrogavano e hanno cacciato fuori dalla sinagoga. Tantissimi ebrei nell'ultima parte del primo secolo erano cacciati fuori. Così sotto in questo Vangelo devi leggere anche questo. E così, ecco, stiamo parlando proprio in questo, come nel battesimo, di diventare veri discepoli di Gesù e anche di imparare di essere testimoni di Gesù. E poi, interessante anche, guardate i genitori di questo uomo nato cieco. Codardi, avevano paura dei farisei. E la maggioranza hanno fatto come questi genitori nel primo secolo, cioè avevano paura di essere scacciati dalla sinagoga e allora non volevano testimoniare di Gesù, non parlare con lui, non voglio dire niente. E allora questi qua hanno perso la loro grazia, questi genitori. Avevano paura, non erano pronti di stare in piedi per Gesù, come anche oggi tanti cristiani non sono pronti di stare in piedi per Gesù. E come abbiamo visto in tutti i secoli, in particolare nell'ultimo secolo, c'erano più martiri nell'ultimo secolo che in tutta la storia della Chiesa. Però la grande maggioranza dei cristiani non erano pronti per martirio e hanno negato Gesù. Ecco la scelta per tutti. Questo indica anche, come Gesù diceva una volta, sono venuto come una spada, separerò padre da figlio. In questo caso qua, i genitori non hanno seguito Gesù, invece il suo figlio hanno seguito Gesù e c'è questa separazione. Chi segue Gesù e chi non segue Gesù. Ecco, adesso questo uomo va a questo Siloe, questo acqua, e ha detto questa bella testimonianza, bellissimo, ha detto che sono andato, ho lavato e vedo. Una bella, bella testimonianza. È scritto molto corto, una bella testimonianza. È interessante in questo Vangelo che è scritto che alcuni riconoscono questo uomo, altri no. Questo indica che nonostante che è lo stesso uomo, quando ha ricevuto una grazia speciale nel cuore, nell'anima, e così da tante persone sembrava molto diverso, ha ricevuto qualcosa di speciale, come un bambino riceve nel battesimo. E perciò alcuni non hanno perfino riconosciuto lui. Qualcosa interiore è successo. Perché battesimo cambia ognuno di noi per sempre. Non soltanto quelli che finiscono in paradiso, ma anche quelli che vanno all'inferno. Battesimo rimane e nell'inferno è un dolore terribile. Mentre in paradiso è una gioia incredibile di avere questo segno di battesimo. E così si diventa proprio un figlio di Dio, di essere adesso fa parte della nuova alleanza, di questo nuovo pellegrinaggio del popolo di Dio, di essere nella pienezza della luce in questo viaggio. Ecco, la seconda parte di questo viaggio è i farisei che stanno andando lontano da Dio. Loro rifiutano Cristo, vanno via, rifiutano i suoi insegnamenti, le sue grazie, non accettano il battesimo e loro stanno andando sempre più profondità nelle tenebre e nelle tenebre. I farisei. Questi due viaggi, l'uomo cieco e i farisei. E ecco, il primo passo, tappa di questo uomo cieco ha fatto la sua testimonianza. Io ho visto perché ho obbedito Gesù e adesso ci vedo. Ma questo non basta per la salvezza. Ci sono migliaia di persone che sanno il nome di Gesù, ma non sono salvati. Questo non basta di conoscere il nome di Gesù, non basta. Tanti dicono che Gesù è soltanto un uomo. E poi per aiutare questo uomo cieco di arrivare alla seconda tappa, tanti volte anche nella nostra vita, Gesù usa la sofferenza per aiutarci di fare un altro passo avanti. Così, in questa situazione, questo uomo cieco era trattato male nella sinagoga
interrogato, trattato male, e questo aiuta lui di riflettere di più chi è Gesù, di cominciare a pensare questa tappa della conversione di questo uomo cieco. E poi Gesù ha fatto il giorno, il sabato. E perché no? Perché Gesù è il Signore del sabato. Così ha fatto il giorno del sabato, perché Lui è il Signore del sabato. E così, ecco, i farisei però guardavano tutte le cose da sotto, nelle tenebre, non hanno capito niente. Così vogliono distruggere, perché il peccato è distruttivo. Si può dire una definizione di peccato sarebbe il potere di distruzione dentro ognuno di noi, la potenza di distruggere, e noi possiamo dire di sì o di no. Così guardano di nuovo questo uomo cieco, ma dici di nuovo, noi non crediamo niente di questa cosa. Se si legge nel Vangelo di Giovanni, si trova questo rifiuto di Gesù da San Giovanni diverse volte. Capitolo 2, non hanno capito il nuovo vino. Capitolo 3, Nicodemo non ha capito nuova vita. Capitolo 4, non ha capito l'acqua viva. Capitolo 5, non ha capito la risurrezione della vita. Capitolo 6, non ha capito il pane della vita. Capitolo 7, non ha capito paradiso mandato la luce. Capitolo 8, non ha capito la divina misericordia di Dio. Così hanno detto, dici da sé. E questo è il secondo passo dell'uomo. E lui dice, è un profeta. Profeta vuol dire un uomo mandato da Dio. Così ha fatto un altro passo avanti di credere di più in Gesù. Non è soltanto un uomo normale, ma mandato da Dio. Allora i farisei non vogliono accettare questo. Allora hanno chiesto i genitori. E ripeto, questi genitori rappresentano tanti cristiani che sanno molto bene chi ha guarito il suo figlio, e però non hanno il coraggio di dire la verità e stare in piedi di dire la verità. È un disastro per tanti cristiani che non sono pronti di stare in piedi per Gesù, perché Gesù è l'unico salvatore. Adesso è interessante che questo uomo non ha capito bene i farisei, perché a un certo punto ha detto che anche voi volete essere i discepoli di Gesù. Quello è come di buttare fuoco nella faccia per quelli arrabbiati. E così. E poi, però, interessante, questa è la terza tappa dell'uomo. Perché lui ha cominciato a pensare che di diventare discepolo. Ha detto ai farisei, voi volete diventare discepoli? Così questo uomo cieco ha cominciato a pensare anche lui di diventare discepolo di Gesù. Questa è la terza tappa di questo uomo. Però i farisei rifiutano ogni cosa. Noi abbiamo Mosè e basta. E poi la prossima tappa di questo uomo è quando lui dice che, quando hanno detto che, ma noi non sappiamo da dove verrà il Messia. Di nuovo, un'altra tappa dell'uomo, che le profezie dicono che nessuno saprà da dove viene il Messia. Di nuovo ha cominciato a credere di più in Gesù. E poi, non c'era mai un uomo guarito, nato cieco. E questo anche si può vedere che non c'è nessuno che poteva guarirci da peccato originale tranne Gesù Cristo. Soltanto Gesù Cristo poteva guarirci il battesimo dal peccato originale, come non c'era mai qualcuno che ha guarito un uomo nato cieco. E poi dopo hanno cacciato via questo povero uomo e Gesù è andato a trovarlo, di trovare la pecora perduta. E Gesù aiuta questo uomo di fare un'altra tappa della conversione. E Gesù dice, tu credi nel figlio dell'uomo? E Signore, fammi chi è, io crederò. E la fonte della vita mi ha dato tutto. E Gesù dice, sono io. Devo confessare una cosa, che non mi piace questa nuova traduzione della Bibbia
per esempio in questo brano qua, se si guarda la lingua originaria, la parola usata erano le stesse parole che Dio ha usato con Mosè. Sono io. Incredibile che Gesù ha usato le stesse parole per questo uomo che ha usato per Mosè. Sono io che sono. E così. E noi stiamo così, questo uomo ha fatto tutto il viaggio e noi dobbiamo fare lo stesso viaggio nella vita e in Quaresima. Spero che tutti noi lasciamo che Gesù ci prenda tutto, ci porta tutto il viaggio, che noi non soltanto ascoltare la parola soltanto e che e non soltanto ascoltare altre persone che danno testimonianza, ma lasciamo Gesù di stare davanti a noi e di dire a ognuno di noi: sono io il Salvatore del mondo. Chiediamo per questa grazia in questa messa, perché ognuno di noi facciamo queste tappe per arrivare alla conversione totale e di essere pronti di stare in piedi per Gesù anche se dobbiamo morire come i martiri, come tanti cristiani hanno fatto nel passato. Che tutti noi, con la grazia di Dio, che corrispondiamo con queste grazie che Dio ci dà. Come Gesù ha detto che adesso c'è la luce del mondo. Se noi non prendiamo quelle grazie subito, può passare e non c'è un'altra opportunità. Che facciamo ogni volta che vengono le grazie nelle tappe della nostra vita, che facciamo come questo uomo nato cieco, che siamo tutti nati ciechi nel peccato originale, e di andare avanti con Gesù, l'unico Salvatore, che è di vedere queste cose, come è scritto nella prima lettura: uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Che noi vediamo questa grandezza interiore dei sacramenti, battesimo, di ricevere questa unzione, come Samuele lo unse Davide, che ognuno di noi abbiamo ricevuto questo olio, il battesimo, che corrispondiamo con queste grazie per arrivare fino all'ultimo tappa della vita e arrivare in paradiso. Per questo preghiamo. Chiediamo in questa preghiera, come tante altre volte, che Gesù aumenta la nostra fede. L'uomo normalmente vede le apparenze, Dio vede il cuore e le cose spirituali. Gesù ha usato le cose semplici, quel fango, per guarire, come si usa nel battesimo olio e acqua per essere liberati dal peccato originale. Così anche nella messa, Dio usa le cose semplici, pane normale, vino normale e un uomo peccatore come me normale, per poter portarci il dono più grande che abbiamo sulla faccia della terra: il corpo, sangue, anima e la divinità di Gesù Cristo. Chiediamo per questa fede in queste cose così semplici ma così grandi. Cantiamo insieme. Padre nostro.